cellulare! Benvenuti da TEF Channel News. Questa mattina la Giunta regionale dell'Umbria ha presentato il DAP, il documento annuale di programmazione per il 2014-2016, alla Giunta, alle parti sociali nell'ambito del tavolo dell'Alleanza per l'Umbria. Paolo Pianigiani per noi. Di ritorno dalla Lituania e prima di volare a Bruxelles, perché sempre più la politica regionale si fa in Europa, Catiuscia Marini ha convocato oggi a Palazzo Donini il tavolo dell'Alleanza per lo Sviluppo, illustrando ai rappresentanti delle categorie produttive e delle parti sociali i contenuti del DAP 2014-2016, il principale documento di programmazione economica della Giunta regionale dell'Umbria. Un testo che prende atto delle difficoltà dell'attuale fase, ma che guarda alle prospettive di ripresa per il prossimo anno, senza creare aspettative ingiustificate, ma segnalando già l'attenuazione del trend negativo dell'economia regionale, che dura da almeno 4 anni e sembra aver toccato la fase più critica nel quarto trimestre 2012. Ma l'occupazione non dà ancora segnali di recupero, mentre i consumi restano ai minimi storici. Il credito però non agevola la dura fatica delle imprese ancora attive. Sicuramente una parte delle politiche regionali, soprattutto quelle di utilizzo dei fondi strutturali europei che sono rivolte alla formazione dei lavoratori, ma al sostegno anche al credito delle imprese, a sostenere una parte degli investimenti e ad accompagnare settori che vengono considerati anche di maggiore sviluppo. Solar Energy è un esempio anche di collaborazione diretta della regione stessa e dell'istituzione regionale. In questo senso si possono accompagnare e sostenere quei progetti e quei programmi che vanno nella direzione dell'innovazione, della creazione di impresa e anche della possibilità concreta di creare nuovi posti di lavoro. La risposta delle categorie è mirata alla concretezza perché dai contributi di ogni comparto economico possono integrarsi i contenuti del DAP 2014 e rispondere meglio alle attese dell'Umbria che lavora. Il DAP è un documento ricco di spunti di riflessione e anche pieno di buone intenzioni. Credo che sia arrivato il momento che alcune di queste vengano tradotte in norme e assumano un'operatività di cui il mondo agricolo ha assolutamente bisogno. Questa fase propedeutica alla programmazione 2014-2020 sono necessarie una serie di scelte che in parte vengono fatte nel documento annuale di programmazione ma che hanno bisogno di ulteriori specificazioni in quanto a nostro avviso si punta molto, forse troppo, sull'agricoltura con una funzione paesaggistico-ambientale, si sottovaluta il ruolo produttivo che noi riteniamo debba svolgere il comparto anche in una regione come l'Umbria. Abbiamo in linea il direttore di Confindustria Umbria, Aurelio Forcignanò. Benvenuta a TEF Channel News. È linea? Pronto? Eccomi, sì. Buongiorno. Pronto. Allora, vi ha convinto il DAP? Ah, è troppo semplice rispondere se convince o meno. Il DAP è un documento di importanza fondamentale, lo è ancor di più per il prossimo anno, per il 2014, perché ci sono elementi che impongono un'attenzione, un'analisi seria e approfondita sui vari temi. Se è vero come è vero che ormai la crisi ha imposto un cambiamento su tante cose, lo ha imposto anche nel modo di affrontare la programmazione e l'individuazione delle varie iniziative per migliorare la nostra situazione. Quindi il DAP fornisce degli elementi, degli spunti importanti, viene sottolineata la necessità del cambio di paradigma ed è questo che crediamo anche noi. Per questo motivo noi riteniamo che debba puntarsi sempre più a guardare a ciò che può produrre sviluppo, ciò che può sviluppare nuove attività e quindi pensare al lavoro produttivo, al lavoro imprese, perché solo questo potrà farci uscire dalla crisi. Abbiamo appena sentito i finanziamenti, sono ormai prevalentemente di provenienza europea. Quali sono, sì, i settori dove dovrebbero essere indirizzati?
Beh, sostanzialmente bisogna dare, consentire, l'Unione Europea impone delle scelte, come si dire, selettive. Riteniamo però che più che individuare una selezione sulla base di settori in modo aprioristico, bisogna puntare su quei progetti, soprattutto quelli sostenuti dalle imprese più innovative, ma non solo, ma comunque quei progetti che sono in grado di creare sviluppo e di trascinare intorno a sé anche altre realtà produttive, quindi creare e sviluppare i modelli di rete, i modelli di cluster, perché attraverso un'unione maggiore lavoro comune si possono raggiungere maggiori risultati. Oggi il Sole 24 Ore, che tra l'altro è il giornale di Confindustria, pubblica una notizia relativa allo sblocco da parte del governo di un investimento di oltre 1 miliardo di euro che riguarda un'azienda umbra. Ecco, può essere un segnale di una ripresa? Stiamo parlando, insomma, di un affare ingente che creerà anche molta occupazione. È certamente una notizia straordinaria, soltanto però che dietro questa notizia straordinaria ci sono stati mesi e anni di pressione perché gli aspetti burocratici consentissero all'iniziativa di decollare. Questo è il vero nodo del Paese. Il Paese, anche per quelle aziende che oggi hanno capacità di sviluppare prodotti, di affermarsi sui mercati, purtroppo sono ingabbiati da un sistema burocratico che le asfissia. L'esempio dell'investimento in Sardegna della ditta Angelo Antoni è l'esempio tipico, perché c'è un'azienda che voleva e poteva fare determinati investimenti su ambiti di mercato straordinari, ma la burocrazia l'ha frenato per troppo tempo. Questo intervento e questa notizia poteva arrivare molto prima se ci fossero stati i giusti interventi amministrativi. Grazie a Aurelio Forcignano, il direttore di Confindustria Umbria. Andiamo avanti con il nostro notiziario, perché è stato presentato ieri un progetto interessante, Mappiamo Perugia, creato per segnalare spacci, furti e degrado. Sentiamo Paola Costantini. C'era anche il prefetto di Perugia, Antonio Repucci, alla presentazione dell'app Mappiamo Perugia, voluta, promossa e realizzata dall'associazione Perugia non è la capitale della droga, costituita dai cittadini che lavorano perché il capoluogo umbro torni ad essere un'isola felice, un luogo tranquillo, vivibile e sereno. In 10 giorni l'app ha ricevuto circa 110 segnalazioni. È stata appositamente creata per mettere in condizione chiunque voglia, in modo anonimo, di far conoscere i luoghi dello spaccio, della prostituzione, situazioni di degrado. Nell'app, per tablet e palmare, che è possibile scaricare gratuitamente, l'indirizzo sarà automaticamente selezionato dalla localizzazione GPS del dispositivo. Se si vuole fare una segnalazione trovandosi in un posto diverso, sarà sufficiente posizionare il luogo da segnalare al centro dello schermo, oppure, dopo aver effettuato la segnalazione, trascinare sul posto esatto il segnalino che contraddistingue la segnalazione. Si possono anche allegare delle foto. Per l'applicazione si sono investiti circa 5.000 euro. Appena reperiremo ulteriori fondi, annuncia Morettini, rilasceremo anche la versione per Android. Più di 1.300 invece sono stati gli accessi al sito www.mappiamoperugia.it, che ha anche il patrocinio del Comune di Perugia. Abbiamo in collegamento telefonico proprio il presidente dell'associazione Perugia non è la capitale della droga, Tommaso Morettini. Benvenuto. Benvenuti, grazie, buongiorno. Un'applicazione per iPhone, per Android, insomma tecnologia al passo con i tempi per rendere i cittadini sempre più partecipi e inviare le proprie segnalazioni. Insomma, lo spirito è quello di rendere la cittadinanza sempre più attiva. Sì, lo spirito, come dice lei, è giustamente quello di coinvolgere sempre più i cittadini. Al momento, con questo strumento che è disponibile per iPhone, iPad e per il collegamento web, speriamo in futuro di farlo quanto prima e renderlo disponibile anche per i sistemi Android. Ecco, sì, mi dica. Come si sviluppa? Si può scaricare innanzitutto gratuitamente? Sì, attraverso l'App Store di iTunes si può scaricare gratuitamente l'applicazione digitando semplicemente Mappiamo Perugia, sia su iPad e su iPhone, mentre sul sito web la segnalazione può essere fatta anche, diciamo, offline, cioè da casa, dopo che uno ha visto comunque una cosa che va o anche una cosa che non va.
può spostare il segnaposto sulla segnalazione che vuole fare tramite il www.mappiamopg.it. Ecco, poi come si sviluppa tutto il vostro progetto che indubbiamente sarà più ampio? C'è una collaborazione con le forze dell'ordine? Cioè le segnalazioni saranno poi diramate agli organi competenti? Sì, esattamente. Abbiamo già avuto un inizio di collaborazione con le forze dell'ordine, siamo in contatto comunque con il prefetto, siamo già stati in questura e andremo quanto prima anche dalle altre forze dell'ordine, carabinieri e guardia di finanza e via dicendo. Le segnalazioni più importanti vengono al momento oscurate come contenuto della segnalazione e vengono girate alle forze dell'ordine. Dopodiché loro agiscono e ovviamente c'è un contatto e poi ci fanno comunque sapere e nel momento in cui comunque la segnalazione va a buon fine a livello di indagine noi possiamo anche in un futuro renderla pubblica. Bene, grazie a Tommaso Morettini, presidente dell'Associazione Perugia non è la capitale della droga. Andiamo avanti con il nostro Grazie. notiziario. Andiamo avanti con un servizio. Emanuele Prisco, Fratelli d'Italia, dopo l'ennesimo episodio di criminalità nel quartiere di Monteluce, lancia l'allarme stop al degrado e al crimine. Marcello Migliosi. Monteluce sta effettuando una lunga traversata nel deserto per via del cantiere situato nel vecchio ospedale di Perugia. Guai ad abbassare la guardia, guai a lasciare spazio a degrado e criminalità. Le immagini che state vedendo in questo servizio si riferiscono ad una delle tante rapine perpetrate ai danni del CUP di Monteluce, ma nel quartiere è sempre degrado, è sempre più insicurezza sociale. A denunciare il fatto è Emanuele Prisco, capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo De Priori, che commenta i fatti gravi di criminalità che stanno accadendo a Monteluce, l'ultimo episodio, la spaccata del bar Loris e le rapine al CUP. Faccio appello, dice Prisco, quindi alle forze dell'ordine per intensificare la propria presenza nel quartiere e al sindaco Boccali per concorrere in questo senso. Ritorno a proporre lo stanziamento del reparto mobile di polizia dei carabinieri con compiti di pattugliamento. L'amministrazione si impegni a tenere alta l'attenzione verso questo quartiere. I residenti da tempo stanno facendo la loro parte, ma serve il supporto costante delle istituzioni. Marcello Migliosi, TF Channel News, Perugia. Abbiamo in collegamento telefonico Emanuele Prisco, capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo dei Priori. Benvenuto. Sì, buonasera, buonasera ai telespettatori. È stato proprio lei a lanciare l'appello guai ad abbassare la guardia a Sì, Monteluce. più che lanciare l'appello, ho raccolto un'istanza forte che veniva dalla cittadinanza in questo senso. Gli ultimi episodi, quello del Bar Loris, quello delle rapine del CUP, ma i molti cittadini che in questo tempo hanno segnalato l'aumentare di furti anche all'interno delle case, ovviamente fa riemergere la necessità di attenzionare quest'area. Diceva il servizio che avete proposto, è un quartiere che sta facendo una lunga traversata nel deserto, aspettando la nuova Monteluce, e bisogna evitare in questo lasso di tempo che si insinui nel quartiere degrado e criminalità. Altrimenti rischiamo che poi quello che deve essere il volano della rinascita, della ricrescita di questa parte di città, insomma, venga in qualche modo inquinato dalla presenza di insicurezza. Le proposte concrete quali sono? Le proposte concrete, oltre a quello che già brillantemente i residenti e i commercianti stanno facendo, perché stanno obiettivamente facendo la parte loro per tenere vivo il quartiere in questo momento difficile, serve un costante supporto delle istituzioni per animare la zona, un'attenzione, quindi un appello che io faccio alle forze dell'ordine e al sindaco per concorrere al controllo, al pattugliamento del quartiere tenendo, diciamo, la guardia alta. Io ho proposto in più circostanze, ho chiesto in più circostanze anche al sindaco di farsene carico,
di questa proposta nel chiedere alle istituzioni, quindi al Ministero dell'Interno, alla Questura, alla Prefettura, l'istituzione del reparto mobile, che sia di polizia o dei carabinieri a Perugia, perché con compiti di pattugliamento consentirebbe di essere spostato nei diversi quartieri secondo quelle che sono le urgenze del momento, e questo credo possa essere uno strumento estremamente efficace per la nostra città e in questo momento potrebbe tornare utile nel quartiere di Monteluce di cui ci stiamo occupando oggi. Grazie del suo intervento Emanuele Prisco, capogruppo Fratelli d'Italia al Comune di Perugia. Grazie a lei, arrivederci. Arrivederci. Torna TEF Denuncia Sociale. Di servizi, situazioni di degrado, disagio e inciviltà? Chiama il 337-644-183, invia un fax allo 075-528-9588 o una mail a direttore@marcellomigliosi.it. TEF Denuncia Sociale ti ricontatterà. Verremo da te e la tua accusa avrà una voce nel silenzio dell'informazione. TEF Denuncia Sociale. Chiamaci oppure carica tu il tuo video di denuncia su YouTube ai parametri di accesso in sovraimpressione. Username tefpiragna@gmail.com, password channeltef3. TEF Denuncia Sociale, www.tefchannel.it. Spoleto è stata scongiurata la chiusura dell'Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato e della sezione distaccata della Scuola Superiore di Polizia, perché il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la mozione portata avanti anche su iniziativa del Presidente del Consiglio regionale Eros Brega, che è in collegamento telefonico. Benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Presidente, lei aveva assunto un impegno nel corso di un incontro con i rappresentanti del sindacato. In quell'occasione cosa era emerso e qual era stato l'impegno? Ma innanzitutto io credo che l'azione, voglio ringraziare tutti i colleghi consiglieri regionali, tutte le forze politiche che hanno ritenuto ieri di approvare unanimità questa mozione, dando un mandato specifico al governo di questa regione di attuare tutto ciò che si deve attuare affinché si possa scongiurare la chiusura della scuola di polizia di Spoleto, perché credo che l'impegno preso con i sindacati, ma l'impegno da prendere con la comunità umbra, è che la scuola di polizia rappresenta per l'Umbria intera, non solo per il settore della polizia, un riferimento importante anche per l'economia, sia per la città di Spoleto, ma credo per l'Umbria intera. Dunque l'impegno dell'Assemblea Legislativa Regionale di ieri è in questo senso, è a sostegno di questa scuola, perché credo che sia a sostegno dell'economia umbra e dell'immagine dell'Umbria intera, che passa anche attraverso la riconferma della scuola di polizia di Spoleto, che è una delle più avanzate a livello italiano, e credo che l'Umbria e la città di Spoleto non possano assolutamente farne a meno. Questo era l'impegno che io mi ero preso con i sindacati, ma credo che questo è l'impegno che tutto il Consiglio regionale dell'Umbria ieri abbia preso nei confronti degli operatori, ma innanzitutto nei confronti degli umbri. Ecco, quando parliamo di questa scuola, ovviamente che ha sede a Spoleto, parliamo anche di grandi numeri, 80 operatori, e in 10 anni si sono formati moltissimi agenti di polizia italiani e stranieri, è così? Sì, ecco, appunto, parliamo di numeri importanti, parliamo di una scuola, una delle prime in Italia, parliamo di un, appunto lo ribadisco, su di un elemento di economia della città di Spoleto come della stessa regione dell'Umbria, parliamo di tanti operatori umbri e non solo che sono presenti nella nostra regione e che devono assolutamente continuare questa esperienza e vedere la scuola di polizia essere protagonista nel panorama italiano, e vederla protagonista nel panorama italiano significa vedere l'Umbria protagonista in questo settore. In un momento così difficile, dove si parla tanto appunto di sicurezza e quant'altro, credo che questa battaglia, questo investimento che l'intero Consiglio regionale ha inteso ieri condividere sia un'ambizione importante, ci obblighi tutti a remare dalla stessa parte
e credo che, ribadisco ancora una volta, noi non possiamo perdere questa occasione. Sicuramente dobbiamo lavorare per abbassare i costi, per venire incontro a una serie di esigenze che sono emerse, ma dobbiamo far coniugare assolutamente una riguardevole riduzione dei costi che dobbiamo fare investendo di più sulla formazione, e comunque non possiamo assolutamente perdere la scuola di polizia di Spoleto, perché significherebbe un passo indietro per l'intera Umbria. Un'ultima battuta, ieri al termine della seduta del Consiglio regionale lei ha comunque ribadito l'attenzione su questa vicenda resterà alta. Sì, questa è una vicenda che fino a quando non ci sarà la fine positiva, noi non abbasseremo la guardia, sono convinto che questo sarà, mi auguro che presto dal Ministero ci sarà quanto prima una decisione, ci sarà in qualche maniera quell'attività che consenta di avere quelle garanzie per una prospettiva, cercando, ribadisco, di coniugare un abbassamento dei costi, di fare una sinergia e facendo sì che la scuola di polizia possa assumere dentro a quello stabile anche altre iniziative, altre cose, ma una cosa, ribadisco, è certa: Spoleto, ma l'Umbria intera, ribadisco l'Umbria intera, non può fare a meno di una delle sue eccellenze, che in questo momento è la scuola di polizia. Grazie al Presidente. Grazie a voi e buona giornata. Grazie ancora. Eros Brega. Matteo Renzi invece ieri sera ha registrato il tutto esaurito al Capitini di Perugia, sul parterre anche i cuperliani. Paola Costantini. C'è bisogno di un'Italia che non stia ferma sullo 0-0, serve un'Italia che sa rischiare, pronta a cogliere le sfide globali. Il pareggio non basta più, lo ha detto Matteo Renzi, candidato alla segreteria PD ieri sera nel corso di un'iniziativa a Perugia. Bisogna superare la situazione in cui sembra che nessuno possa fare niente. Le sue parole sono messaggi chiari, a cominciare da quelli rivolti al governo. Bisogna cambiare marcia. Se la politica italiana avesse messo bocca durante il conclave anziché Bergoglio, si sarebbero affacciati 7 papa. Abbiamo l'unica legge, aggiunto Renzi, in cui vincono tutti. Io ne voglio una con 3 caratteristiche, cioè chi vince vince, chi vince governa, chi vince governa per 5 anni. C'è bisogno di snellire, altrimenti le imprese muoiono e nessuno viene più ad investire in Italia. Il rottamatore punta al cuore della gente ed ecco allora i toni da campagna elettorale. Non votate Renzi, votate un modo di cambiare l'Italia. Bisogna tornare a sognare. Le sue parole arrivano dritte all'affollatissima sala. Tra i gadget in vendita, magliettine e spillette, ci sono cartelli e striscioni colorati di arancione, rosso e blu. Nelle prime file, un po' a sorpresa, ci sono i cuperliani di ferro, poi i renziani doc. Ha vinto nettamente. Per risalire a un successo così importante come quello della Merkel in termini di voti. La gestione del paziente affetto da epilessia, cura e diagnosi, se ne parlerà nel corso di un convegno nazionale in programma a Perugia. Vediamo. Venerdì prossimo, 29 novembre, le aule universitarie del Polo Unico di Perugia ospiteranno un convegno organizzato dalla struttura complessa di neurologia sul tema le nuove strategie terapeutiche nella gestione del paziente con epilessia. Hanno dato la loro adesione esperti della patologia che operano sia in centri italiani sia europei. A presiedere la segreteria scientifica del convegno la dottoressa Cinzia Costa, ricercatore universitario e dirigente medico dell'ospedale perugino, che ha perfezionato le proprie competenze specifiche nel campo delle epilessie presso centri specializzati e di eccellenza negli Stati Uniti d'America. L'epilessia è un disturbo neurologico cronico caratterizzato da crisi epilettiche continue, ricorda Costa, definite come manifestazioni cliniche parossistiche di breve durata, caratterizzate da segni o sintomi dovuti ad un'attività neuronale anomala. In Italia sono circa 500.000 le persone che ne sono affette, con 30.000 nuovi casi per anno e un'incidenza più elevata nei bambini e negli anziani. Cause e diagnosi, fattori di rischio, terapie e progressi diagnostici. Se ne discuterà a Perugia nel corso del convegno. In occasione delle festività natalizie ormai imminente, torna a Perugia Per Natale per te, Perugia. Vediamo.
120 eventi, 6 mercati, 5 mostre e 40 soggetti radicati nel territorio che insieme all'amministrazione comunale hanno creato un fittissimo calendario di appuntamenti che copre l'intero arco delle festività natalizie. Da sabato prossimo 30 novembre fino al giorno dell'Epifania torna nel capoluogo umbro Per Natale per te Perugia. L'offerta, oltre ad essere ricca, è anche variegata. Ce n'è davvero per tutti i gusti, a cominciare dall'apertura al Teatro Bertolt Brecht di San Sisto con la Perugia Big Band, che festeggia il suo 40° anniversario. Musica anche con i concerti dei solisti di Perugia presso la Basilica di San Pietro. Tornano i mercatini all'interno della Rocca Paolina, arricchiti da laboratori per i più piccoli come Impara l'Arte e Rocca Lab. Iniziative anche a Monteluce e lungo Corso Bersaglieri fino a Porta Pesa, in Borgo 20 Giugno, Corso Cavour e Via della Viola. Particolarmente ricca anche quest'anno la sezione dedicata alle mostre a Palazzo della Penna e presso la Galleria Nazionale dell'Umbria, e dal 7 dicembre anche un'esposizione fotografica dedicata alla Romania presso l'Aeroporto Internazionale dell'Umbria. E non poteva mancare la solidarietà. Sì, cultura e anche solidarietà. Mi piace ricordare come un nostro illustre concittadino Filippo Timi abbia dato una disponibilità per realizzare un evento di solidarietà il 27 di dicembre presso la Sala di Notare alle ore 21, uno spettacolo originale prodotto da Filippo. I proventi dei biglietti verranno dati all'associazione Fuori dall'Ombra, che aiuta i ragazzi che escono dalle comunità per minori. Per Capodanno, Per Natale per te Perugia propone un programma corale che coinvolgerà Piazza Danti, Via Mazzini e Piazza della Repubblica, intitolato Buon Compleanno Europa, organizzato con la Musical Box Eventi. Concerti dalle 22 fino alle 2 di notte e lo spettacolo di fuochi d'artificio sopra l'Acropoli. Elena Ballarani, TEF Channel News, Perugia. Pagina sportiva, apriamo con il Gubbio che prosegue la preparazione in vista del match contro l'Aquila in programma in anticipo venerdì sera in Abruzzo, e intanto cambiamento di location per il ritiro, vediamo. Dopo il pareggio interno contro il Catanzaro, settimana intensa di preparazione per i giocatori del Gubbio che oggi dovevano partire in ritiro a Rocca Porena per poi spostarsi domani pomeriggio alla volta dell'Aquila. Il match contro la squadra abruzzese si giocherà infatti in anticipo venerdì sera alle 20:30 con diretta su Rai Sport. Ma la neve che in questi giorni ha investito anche il centro Italia ha costretto la dirigenza rossoblù a cambiare la sede del ritiro e la scelta è ricaduta su Fiuggi. Solo 2 giorni per lavorare sodo e ricompattare una squadra che si è dimostrata fino adesso troppo sprecona. Certo che l'occasione del riscatto arriva contro la squadra più forte del girone, la capolista L'Aquila, che ha collezionato in 12 partite 3 vittorie, 3 pareggi e solo 2 sconfitte. Ma gli ogubini tenteranno l'impresa. Ieri la squadra si è allenata in palestra e sulla pista del Barbetti, data l'impossibilità di allenarsi sul campo causa neve. Nel mini ritiro di Fiuggi ci sarà anche Cacavallo, ma le sue condizioni fisiche dovrebbero impedirgli di scendere in campo nell'anticipo di giovedì. Ciò che chiede ai suoi mister Bucchi, contro una squadra che sembra inespugnabile, è di mettere in campo determinazione e umiltà. Il match tra Foggia e Castelrigone è stato vinto dai pugliesi, ma entrambe le società hanno vinto per reciproca stima e cortesia. Sentiamo Paola Costantini. Non sembra certo di parlare di società di calcio dei nostri tempi, e invece, e non vorremmo stupirci, è proprio così. È successo che il Foggia e il Castelrigone, avversarie nell'ultima partita di campionato di seconda divisione Girone B, si siano scambiate reciproci complimenti. Un savoir-faire che abbastanza raramente si racconta nelle cronache calcistiche. Il Castelrigone, sconfitto in Puglia per 3-1, ha trovato un'accoglienza, una pulizia, un'efficienza che evidentemente non poteva non essere notata, a tal punto che il patron Brunello Cucinelli ha scritto al Foggia per ringraziare dell'ospitalità riservata ai suoi. Non possiamo che esprimere, afferma Cucinelli, i nostri più sinceri complimenti al club rossonero per la qualità delle strutture dello stadio Zaccheria, per la cordialità e la competenza di tutti gli addetti ai lavori. Il Foggia, conclude il presidente Biancazzurro, è una di quelle società che consideriamo in perfetta sintonia con il nostro modo di intendere il calcio. D'altro canto, la società pugliese aveva scritto che il Castelrigone è un club fuori dai canoni calcistici tradizionali. È bastato guardare, seppur da lontano,
Milano il San Bartolomeo senza barriere ma con siepi di cipressine aiuole e con eleganti tribune in legno e vetro per capire che qui il calcio è un'altra cosa. E c'è da augurarsi che il rispetto reciproco mostrato da Foggia e Castelrigone non rimanga un'eccezione. È tutto per questa edizione di TEF Channel News, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. In questa giornata proprio fredda da ilmeteo.it, naturalmente previsioni per mercoledì 27 novembre 2013. L'invasione di Attila continua a portare tanto freddo sull'Italia e nevicate sulle regioni adriatiche fino a quote basse. Vediamo subito nel dettaglio, a nord i cieli si mantengono sereni o poco nuvolosi su gran parte dei settori, ma nubi diffuse coprono i settori più orientali del Veneto e della Romagna, in questo caso anche con deboli piovaschi. Al centro sempre molto nuvoloso sulle regioni adriatiche dalle Marche al Molise con precipitazioni diffuse, nevose fino a quote bassissime. Qualche pioggia arriva ancora anche sul nord-est della Sardegna. Nubi in Toscana e poco nuvoloso altrove. Al sud vediamo nubi e piogge sul Gargano, precipitazioni raggiungono anche la Calabria centrale, ancora insistono ma molto debolmente sulle coste settentrionali della Sicilia, bel tempo sul Salento, in Campania. La neve cadrà sugli Appennini centrali, vedete sopra i 100-200 metri, ma localmente fino in pianura. I venti continuano a soffiare dai quadranti nord-orientali. Temperature minime sotto zero su tutte le regioni italiane, eccetto in Sicilia e Sardegna. Di giorno registreremo comunque non più di 6 gradi al nord, tra i 2 e i 9 gradi al centro e fino a 12 gradi al sud, specie in Sicilia. Benissimo, l'aggiornamento si conclude.